Match numero 12 della Basketball Champions League al Palace Radmini di Sassari. Dopo la lunga trasferta con tre gare disputate fuori casa, la Dinamo Banco di Sardegna Sassari scende in campo contro la Juventus Utena. Questi gli starting five. Per la Dinamo Sassari scendono in campo De Vecchi, Acer, Pierpaolo, Nara e Jones. Per la Juventus Utena, Ireland, Sixnius, Kumenienko, Buterlevicius e Dendy. Una Dinamo Sassari impacciata in avvio di gara. I ragazzi di coach Federico Pasquini sembrano non aver superato le difficoltà di quest'ultimo mese. I lituani si impongono subito sul match con le triple di Sixnius e Buterlevicius. I sardi sono costretti ad inseguire. Pier cerca di imporsi ed un mini parziale a favore dei biancoverdi chiude la prima frazione di gioco sul 19 a 23. Più energia e contropiede nel secondo quarto. I padroni di casa si portano in vantaggio con un break di 11 a 0 grazie ad un gioco di squadra. Planinic e Banfort allungano, Ireland smuove il punteggio, lo segue Dendy ed i biancorossi sono nuovamente a soli 2 punti di distanza. Kumenienko segue il nuovo sorpasso della Juventus Utena. Jones non ci sta, ma Dendy tiene saldamente agganciati i suoi e le squadre vanno negli spogliatoi sul punteggio di 47 a 44. In avvio della terza frazione di gioco, più equilibrio tra le squadre. Benforte è on fire e con due triple consecutive porta i suoi sul più 7. Lo segue Planinic. La Dinamo si chiude in difesa ed Acer sigla il più 13. Pierre e Planinic costringono i lituani a chiamare i timeout ed il terzo periodo si chiude sul 69 a 55. Nell'ultima frazione di gioco continua la cavalcata della Dinamo Sassari con Spisso e Pierre. Benfort segna il suo 22° punto personale. L'Utena è sempre più nervosa. Gains e Gušikas segnano e riducono il divario a 12 lunghezze, ma un super Scott Benford mostra sempre più la voglia di riscatto dei padroni di casa, che si aggiudicano meritatamente il match per 93 a 78. Oh, the coach of Juventus Utena, Sidrunas Rubonas, and to the number 6, Arvidas Sixnius. First of all, Arvidas, comment about the game, please. Never good to lose. I think we could have done better job on offensive on their offensive rebound on boxing out our boxing out. They took 19. My coach 17. 17. Yeah, and our layups. We missed many layups. I don't know why, but maybe rims was different. Maybe we didn't have a good feeling. So Beh, sicuramente cose, come iniziale non è mai un piacere perdere. Penso che avremmo potuto fare un miglior lavoro dal punto di vista offensivo e anche soprattutto dal punto di vista dei rimbalzi offensivi. Abbiamo perso tanti lay-up, non so perché, forse non eravamo concentrati nel modo giusto, e questo dispiace sempre. Coach, what do you think? I think maybe it was more time in the church, you know, because we miss, I don't know, maybe 10 laps. Maybe we're going there more than we are. Okay, so what? Of course, the laps we're gonna go to score in the practices, but this is of course a joke. But the game wasn't bad for us, but it was bad because we lost the rhythm of the rotation. We took the big fella, the Mindaugas, and he's sick. He's now in the hotel, and that's why we start to play different rotation. It's not easy for us, and your coach, he put the zone defense, and we haven't the guns inside the paint against zone defense, and we a little bit lost the rhythm of the game. Congratulations, you're sitting nice girls and men. And so what? I think with the maybe I know we fight it with the one of the richest club in the Champions League. Our budget is I think smallest in the Champions League. I'm proud of my guys, of my team, what we're doing. We had the chance I think today to fight more, but
something didn't let for us to do this. I'm gonna keep this inside. A parte gli scherzi, che forse bisognava andare in chiesa per certi errori sciocchi che abbiamo commesso, penso che la chiave di lettura di questa nostra sconfitta sia che dall'inizio abbiamo perso il ritmo delle rotazioni. Siamo arrivati 9 non in 10 perché abbiamo uno dei nostri giocatori più importanti in hotel ammalato. Abbiamo fatto davvero molta difficoltà con la zona messa appunto da Sassari, soprattutto all'interno del pitturato. Voglio fare i miei complimenti sicuramente alla società, alla città, perché abbiamo trovato un bellissimo ambiente ai tifosi, davvero un palazzetto molto caldo. Poi che dire, sono orgoglioso della mia squadra, sono orgoglioso dei miei ragazzi. Penso che oggi abbiamo lottato contro una squadra che è uno dei budget più ricchi dal punto della Basketball Champions League, e noi siamo una delle squadre forse più povere. Sicuramente potevamo lottare di più, avevamo la chance per farlo, non l'abbiamo sfruttata fino in fondo, ma sono davvero orgoglioso di quello che abbiamo fatto. And our head coach Federico Pasquini. First of all, Scott, an opinion about the game, please. It was an up and down game. We didn't start great, but we came back and then we let them back in the game. But I think in general, we played hard, we played together. And yeah, I think it was a good team. I mean, that's a tough team to play against, you know. So I think we did a good job of finding a way to win. Innanzitutto è stata una partita segnata da up and down. Non abbiamo iniziato molto bene, poi ci siamo ripresi. Quello di cui sono soddisfatto è che abbiamo giocato molto duro, abbiamo giocato di squadra insieme. Loro sono una squadra forte. Quindi il risultato non era di sicuro scontato e penso che abbiamo trovato le giuste motivazioni e la giusta strada per portarci a casa la vittoria. Coach, what do you think? Abbiamo fatto una partita che abbiamo approcciato male perché avevamo tossine ancora e abbiamo avuto bisogno di fare un paio di contropiedi per toglierci addosso questo tipo di aspetto mentale. Poi siamo stati bravi perché abbiamo lavorato bene a livello difensivo, specie contro quelli che erano i giocatori più pericolosi come Alan e Dandy. Siamo stati abbastanza bravi nell'energia che abbiamo messo anche nella lettura quando abbiamo giocato a zona mista e mi fa piacere il fatto che siamo riusciti a tenerli a 34 punti nel secondo tempo e questa è la cosa più importante perché sappiamo che tutto parte dalla difesa, per cui tornare ad avere questo tipo di brillantezza difensiva nel secondo tempo mi ha fatto piacere. E non siamo andati nel panico negli ultimi 4-5 minuti, abbiamo continuato a muovere la palla insistendo meno con il palleggio.